Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alle 20.30 di ieri, lunedì 8 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Romea al chilometro 84 nel comune di Chioggia in direzione Venezia per un camion finito fuori strada. È deceduto l'autista, il quale è stato trafitto da un piccolo palo penetrato nella cabina del mezzo pesante. I vigili del fuoco, arrivati dal locale di staccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo, ma purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte del conducente. L'auto articolato carico di elettrodomestici è finito completamente fuori strada, in mezzo al fango. Al vaglio dei carabinieri la dinamica del sinistro, per capire, inoltre, come abbia fatto il palo di metallo a finire nella cabina di guida del camion. Ancora cronaca. 3 arrestati, 9 persone indagate in stato di libertà, delle quali 4 per furto in concorso, e complessivamente 2018 soggetti controllati. Questo è il bilancio dell'operato del personale del compartimento di polizia ferroviaria per il Veneto, dal 23 dicembre al 4 gennaio. In particolare, il personale della Polfer di Venezia Santa Lucia, a seguito di un controllo, ha proceduto all'arresto di un cittadino italiano destinatario di una nota di rintraccio per l'esecuzione della misura restrittiva degli arresti domiciliari per divieto di avvicinamento alla famiglia. L'uomo, infatti, sarebbe stato riconosciuto responsabile dei reati di maltrattamento e atti persecutori nei confronti di familiari. A Mestre, invece, nei giorni scorsi, gli operatori della sezione Polfer hanno proceduto all'arresto di un 38enne di origine straniera, sul quale pendevano ordinanze di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di stalking e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, durante le quali l'individuo avrebbe sempre tenuto un atteggiamento minaccioso e aggressivo, l'uomo è stato portato nella locale casa circondariale. Nel corso dei servizi, inoltre, il personale Polfer ha anche proceduto all'espulsione di un cittadino irregolare sul territorio nazionale e ha segnalato all'autorità amministrativa una persona trovata in possesso di sostanza stupefacente destinata a uso personale, la quale è stata posta sotto sequestro. E la Polizia di Stato di Venezia, nel 44esimo anniversario della sua scomparsa, ha ricordato nella giornata di oggi, martedì 9 gennaio, il maresciallo del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, Savino Sinisi, vittima del dovere, deceduto il 9 gennaio 1980, dopo essere stato colpito con un corpo contundente scagliato da un folle. Il suo assassino, un uomo di 79 anni, aveva già scontato 30 anni di carcere per un efferato delitto, compiuto nel 1947. Sinisi lasciò la moglie e 2 figli. In occasione di questa ricorrenza, la Questura di Venezia ha voluto rendere omaggio al maresciallo Sinisi con la celebrazione di una santa messa presso la chiesa di San Giacomo di Rialto. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.